L'evento di Annie Ernaux, casa editrice Lorma. Sono scesa a Barb. Come l'ultima volta, sotto il binario della metropolitana sopraelevata c'erano gruppetti di uomini in attesa. Il marciapiede di fronte era pieno di persone che andavano e venivano con i sacchetti rosa di Tati. Ho preso il boulevard de Magenta, riconosciuto il negozio d'abbigliamento Billy, con le giacche a vento appese sulla strada. Una donna procedeva nella mia direzione. Aveva calze nere dai motivi vistosi su gambe ben tornite. La rue Ambroise Paré era quasi deserta fino agli intorni dell'ospedale. Ho percorso il lungo corridoio a volta del reparto Elisa. Nel cortile, al di là delle vetrate, c'era un gazebo che la prima volta non avevo notato. Mi domandavo come avrei rivisto tutto ciò dopo nell'andarmene. Ho spinto la porta 15 e ho fatto le scale fino al secondo piano. All'accoglienza del centro diagnostico ho consegnato il biglietto con il mio numero. La donna ha frugato in uno schedario e ne ha estratto una busta di carta con dentro alcuni fogli. Ho allungato la mano, ma invece di darmela l'ha appoggiata sul banco e mi ha detto di andare a sedermi. Mi avrebbero chiamata.